25 novembre 2023, il 25 novembre 1999 ero al Parlamento Europeo a Roma con Tolleranza Zero Violenza sulle Donne, con la consulta femminile della Regione Lazio. Tutto era stato organizzato grazie alla IPF e anche alla Presidente delle Pari Opportunità che c'era all'epoca, Silvia Costa, e oggi vi leggo la poesia di Donatella nel suo parco, La fuggevole memoria. Così, cercando nel tetto del mondo, una radice sconosciuta viaggia nelle immagini notturne, tutto tace nei passi presenti, viaggiano i pensieri, vibrano nel nudo occhio, tentennano strade sconosciute. Accende nel calore visiva e la fiamma. Nel risveglio attenuano voli fecondi, vivono nei frantumi persi, nella fuggevole memoria, nella fuggevole memoria. Questa è una delle poesie sul libro Ascolta la mia voce di Donatella Colasanti. La voce di Donatella, noi la sentiamo in questo parco mentre volano farfalle e oggi tira vento e cadono anche rami. Poi, fatalità oggi, c'è i piccoli mercanti. Facciamo un giro anche qui dai piccoli mercanti, perché nulla succede a caso. Vediamo un po'. Caprese, sapori di Puglia, porchetta d'Ariccia. Bandiere d'Italia, prodotti italiani. Aglio rosso di Sulmona. Oh, la Sicilia. Che ci abbiamo della Sicilia? No, è pronto? Siciliani. Abbiamo preso una giornata del merda. Mazza, avete proprio indovinato. Complimenti. La pignolata non la vedo però. Sì, la pignolata no. Mannaggia. La pignolata non è siciliana. No, vabbè, io ho conosciuta in Sicilia. Sì, vabbè, c'è gente che fa. Io leggo le siciliane, lui che deve fa pubblicità ai prodotti siciliani, dice che non è siciliana. Ma la scusa. La pignolata è siciliana. Ma lui di dov'è? Sì, quella fatta no, prima. Io la chiamo in un altro. Ma lei di dov'è, scusi? Io di Pordenone. Ah, ecco. Sì, no, guarda. Ci vediamo oggi pomeriggio. Noi siamo qui. Noi oggi pomeriggio siamo qui al parco. Sapete come si chiama questo parco? E bisognava dirlo a Fabio. Fabio, io l'ho chiamata l'altro giorno. Sono fatta Garbatella. Venite qua e non entrate al parco. Ah, lei è la signora del parco. Sì, parco sì, Donatella sì, Colasanti. Oggi è la giornata internazionale contro la violenza. Io sarò qui alle 16 con il fratello di Donatella. Perciò casomai se volete. Magari lascio lui e vengo. Sì, meglio che lascia lui e viene lei, che ci capiamo di più. Ci vediamo alle 16. Ok? Arrivederci. Fabio, ci vediamo più tardi, sì? 4,5 metri.
Ci vediamo oggi pomeriggio. Io intanto faccio la ripresa e la mando alle amiche. Così almeno con sto vento, non lo so. Vediamo. Vai, clicchi. Ci vediamo nel pomeriggio. Speriamo di... Quanta Puglia, eh? Yeah. Intanto tenga questa, ci vediamo più tardi. Grazie signora.